Gentili telespettatori, benvenuti a questa nuova puntata di Agrigentini Bella Gente. Questa sigla d'eccezione è un cadeau, un regalo estemporaneo del maestro Tom Sinatra, che è ospite oggi con noi qui in questo splendido scenario. Siamo nel cuore della Valle dei Templi. Ci ha ospitato molto gentilmente il proprietario dell'hotel Villa Atena. Tom Sinatra, benvenuto. Benvenuto a tutti, benvenuto a voi. Agrigentino Doc. Agrigentino Doc, sì, Agrigentino sì, Doc, quindi birriotto. Perfetto, eclettico chitarrista, si sa ormai anche nei libri di storia, comunque della storia degli artisti, che ha iniziato a mettere anima e cuore alla musica già dall'età di 5 anni. Sì, diciamo l'approccio mio è stato a quell'età. Sì. A quell'età, dopodiché si è formato qui ad Agrigento, il tempo di diventare un talento ed è andato via, ed è emigrato, tra virgolette, proprio a Roma. Suppongo questo non sia stato un percorso molto facile. Ma è chiaro, un cambiamento in ogni caso comprende delle decisioni, degli addii, dei cambiamenti che ovviamente, quando sono radicali, portano dolore, gioie, è tutto compreso nel pacchetto, no? Di quello che si va a fare. Però è talmente grande l'amore per la musica che ha sempre regolato la mia vita, tutto quello che gira attorno ad essa. Facciamo un piccolo excursus della sua diciamo carriera. Dove e con chi ha iniziato? Allora, io ho iniziato con i fratelli Franco e Totò Li Causi, grandissimi chitarristi e mandolinisti, che mi hanno comunicato questa, diciamo, l'hanno alimentata questa passione. È una passione che cresce giorno dopo giorno, è come la donna della propria vita. Io credo che c'è un amore solo nella vita e quello non finisce mai. E la musica non tradisce comunque. E la musica non tradisce. La chitarra, devo dire che è molto paziente con me, con i miei mutamenti d'umore, le mie, come dice, le mie bizze, anche le mie calme placide, quindi, e mi sa comprendere. Quindi dai fratelli Li Causi a Sanremo il passo poi non è stato molto breve. Poi insomma ho deciso che la mia vita doveva emigrare. Ecco. Da questo posto incantevole e meraviglioso, e come dicevo prima, ogni cambiamento, specialmente per chi nasce ad Agrigento, con quest'aria, con questa veduta, e gli amici, le persone care, la famiglia, insomma, il cambiamento non è una cosa facile. Le decisioni sono sempre più difficili, sono sempre meditate, ma grandemente sofferte. Diciamo che non si è fatto mancare niente, perché è arrivato a Roma, fa televisione, si fa conoscere il grande pubblico, fa Sanremo, mi dica se sbaglio, e poi inizia anche una carriera, diciamo, concertistica un po' in tutto il mondo, perché comunque il suo sound comprende non soltanto suoni mediterranei, ma anche jazz, anche dell'America Latina, quindi un sì. po'... Ci vuole raccontare qualche aneddoto di qualche tournée? Perché so che ha affiancato anche gente di un certo spessore. Sì, sì, ho girato, insomma, ho aperto i concerti a vari artisti all'inizio, poi ho collaborato con vari artisti italiani come Patti Pravo, Gerardina Trovato, Toto Cutugno.
insomma, ho fatto tanto teatro, musica e teatro con Michele Placido, Lidia Alfonzi, Oreste Leonello, Pippo Franco, Leo Gullotta. Sono state tutte esperienze che mi hanno aperto un orizzonte e mi hanno fatto comprendere quanto grande è la musica e quanto mai non si arriva ad una meta, è sempre una meta aperta. Con questi personaggi famosi, e lei ha mantenuto ancora, mantiene un rapporto. Ma io credo che le belle cose possono nascere solo se c'è un rapporto personale e un'amicizia. Se non c'è stima, amicizia reciproca, credo che nulla di bello possa nascere. No, assolutamente. Chiaramente per intraprendere questa grande carriera ha dovuto, come ha detto più volte, rinunciare alla terra natia, agli amici. Col senno di poi. Ne valsa la pena? Allora, la motivazione, il motivo cardine è stata sempre la musica, l'amore per la musica. Per amore si fanno delle scelte. E io dico che ne è valsa la pena, ma sempre lo dico con le dovute riserve, perché quello che è la propria origine, la propria terra, i propri sapori, sono sempre cose che nella vita ti mancano. No? Ti abiti all'humus di un'altra città, ne prendi anche il carattere. Dopo 20 anni, insomma, un po' romano ci diventi, però una nuova città, una nuova meta non ti potrà mai togliere quella sicilianità, quell'istinto, quel temperamento che fanno parte della tua vita, fanno parte del tuo DNA. Quello non potrà mai essere corretto e lo difenderò sempre. E a quale ricordo infantile si aggrappa quando ha un po' di nostalgia di Agrigento? Ma mi aggrappo sempre alle scampagnate. Le scampagnate sono state sempre per me un ricordo, un retaggio di momenti bellissimi, no? Il lunedì di Pasquetta. Sembrava una scimmia, mi arrampicavo agli alberi per raccogliere un frutto che stava nell'ultimo ramo lì. Queste sono le felicità che forse non torneranno mai più. C'è un altro tipo di felicità che a volte noi raggiungiamo nella vita, ma le felicità dovute all'infanzia, diciamo associate ai ricordi dell'infanzia, sono le felicità che si portano sempre nel cuore e sono scolpite col fuoco. Quindi non ci si può mai esimere né dal ricordarle e non voglio, ripeto, non voglio perché Assolutamente. le difendo come un patrimonio interiore che io ho. Questa è la mia Sicilia, quella che mi porto sempre nel ricordo, essendo io sempre un nostalgico, perché un musicista se non è un po' nostalgico, quella vena compositiva, diciamolo, non sarebbe così florida, così Ovvio. produttiva. Essendo nostalgico io questi ricordi me li assaporo, ricordo nomi, amici, e vivo sempre con in quest'altalena tra dove vivo e i miei ricordi. È un'altalena che dà gioie ma dà anche tante malinconie. Eh vabbè, però come ha detto lei stesso, dà l'humus giusto per la composizione, Ah quello certo, che è, diciamo, la assolutamente, sua arte. sì. Io so che voi artisti, soprattutto i musicisti, parlate meglio con le note anziché con le parole, anche se non è il suo caso, diciamo, si sa esprimere benissimo. Quindi, volendo fare una dichiarazione d'amore alla sua città, con quale canzone la esprimerebbe questo amore verso Agrigento? Allora, diciamo, posso un attimo prestarmi alla canzone. Mi voto e mi rivoto, sospirando. Passo le notti interi senza sonno. E l'ibbrizzito vaio contemplando. Mi passa di la notte fino a giorno. Pittia non posso più a riposare.
pace non avevi più, sta afflitto cuore. Lo vuoi sapere quando te lasciare? Quando la vita mia finisce e muore. Eccezionale, veramente commovente e toccante. Grazie. Cosa le ha dato il successo? E cosa le ha tolto? Mi ha dato tante soddisfazioni, mi ha dato tante inaspettate sorprese, però forse ti toglie un po' quel po' di libertà, anche quella un po' matta, la libertà matta di fare qualche follia, capita, no? Assolutamente. Però io non la guardo mai sotto il profilo del successo, la guardo sempre sotto il profilo della musica. Poi è talmente gratificante fare il lavoro che piace, ammesso che questo sia un lavoro. Noi spesso in musica, tra musicisti, diciamo, quando proviamo un po' di più, stiamo qualche ora a suonare, diciamo, ragazzi, basta, perché sennò rischia di diventare un lavoro. Quindi per voi è rimasto sempre un piacere. Ma lei è dell'idea che per avere successo bisogna necessariamente andare via da qui? Allora, non so se questa è la giusta, la perenne soluzione, però è una delle più probabili, anche perché geograficamente l'Italia è lunga. E, diciamo, i posti di grande comunicazione stanno sempre al centro, al nord, ahimè, perché non dovrebbe essere così. Quindi io dico, dalla Sicilia bisogna prendere tanto, bisogna prendere l'ispirazione, il DNA. Chi ha la fortuna di nascere in questa terra, io mi ripeto di nuovo, guardate che meraviglia, stiamo a 300 metri dal Tempio della Concordia, la storia, 2500 anni avanti Cristo. Io sono nato in questo posto, ogni tanto dico io, io sono nato in questo posto. Quindi bisogna prendere da questa terra il meglio, quelle che sono le doti naturali, e portarle, metterle al frutto, perché poi quello che conta di più è il confronto, confrontarsi con il resto della musica, e ci si accorge che andando via bisogna lavorare tanto, perché quando pensiamo di essere bravi e bravissimi in un posto, quando ci andiamo a confrontare con il mondo, un mercato più grande, bisogna ovvio sta camicia a rimboccarsela nelle maniche, capito? Bisogna fare un lavoro di confronto, di sana competizione, è un continuo mettersi alla prova. Esattamente. E Tom Sinatra si nasce o si diventa? Ma io, sai, non mi reputo mai un... cioè, io dico che ha avuto tanti doni da Dio che non so come ringraziarlo. Penso che ci si nasca, ammesso che... Io non mi sento, sono una persona che si sente costantemente alla prova, ed è una condizione che sono felice di avere, perché chi si sente alla prova e chi si mette costantemente alla prova può crescere e migliorarsi. Dico che probabilmente ci si nasce, perché credo che nella vita se hai un dono lo devi mettere a frutto. Forse io sono stato sempre un tignoso e mi sono sempre adoperato per migliorarmi, per confrontarmi, per dire che forse anche Tom Sinatra ci si diventa oltre che ci si nasce, cioè nel senso che bisogna sempre lavorare ed avere sempre l'idea che fermarsi è il probabile inizio di una grande fine. Chi si ferma è perduto. Ma la sua base operativa è a Roma? Sì. Ok, e lì ha dei discepoli, cioè ha discepoli ad Agrigento, nel senso c'è qualcuno che effettivamente si fa dare qualche lezione da lei o comunque viene a carpire qualche segreto della sua arte, ecco. Più che lezioni, così ci confrontiamo, ecco, con dei musicisti che vengono e mi dicono, Tom, mi fai sentire come fai quella cosa, allora vengono a casa mia, diciamo così, tra un caffè o un buon bicchiere di vino, ci confrontiamo, e quindi siamo in questo
entriamo in un linguaggio che formalmente ci arricchisce, perché io penso che anche dagli altri bisogna sempre prendere, anche da chi viene da te dicendoti mi puoi insegnare questa cosa. Io sono convinto che anche da quella persona posso apprendere qualcosa. Assolutamente. Quindi più che lezioni intese come il maestro, sì, l'alunno, sì, e l'allievo, per me sono dei confronti che si ripetono ritmicamente con tanti musicisti. Io conosco una miriade di musicisti bravissimi che a volte gli dicono Tom, mi puoi insegnare quella cosa? Io tra me dico cosa ti devo insegnare? Mi dico no, me la puoi insegnare tu perché la fai solo tu. Io dico va bene, vieni da me che se posso ti faccio vedere come la faccio, ma non so se so insegnarti porgerla questa cosa. Perché io per altre cose non amo l'insegnare, non amo, cioè amo tanto suonare ma non insegnare. Probabilmente perché anche il suonare è un istinto che viene da dentro, quindi razionalizzarlo per insegnarlo forse le viene un po' difficile. Sì, sì, credo che io appunto è quello che nasce dall'istinto, dalla cosa, insegnarlo non so come fare. Cioè, se, oddio, mi dicono che a volte ci sono riuscito a insegnare qualcosa a qualcuno, dico, ah, meno male, mi è andata bene. Potrebbe essere anche un'eccessiva modestia magari. Ma io tendo, o umiltà, tendo, ecco, ad essere eccessivamente anche modesto, perché credo che è un'indole innata, ma detesto la falsa modestia. Sì. Se qualcuno mi dicesse se io dicessi non so suonare, evidentemente sarei un falso modesto. Però per mia indole non mi associo mai a miti di grandezza o di queste cose. Siamo delle persone che lavoriamo in questa piattaforma chiamata musica, ognuno dà il proprio contributo. Io detesto dire questo è più bravo di questo è più bravo dell'altro. Ognuno racconta o con 3 note o con 1000 note quello che ha nel cuore. Non è un problema di bravura. Cioè, dico, Armstrong non era un grande tecnico, però quando suonava c'era un mondo, apriva un mondo, apriva un file interminabile, aveva una capacità di imprimere emozioni che penso che molti altri trombettisti che suonano alla grande, jazzisti, raffinati, snob della musica, del jazz, tutte queste cose qua, magari avrebbero fatto molto meglio rispetto a lui, ma lui dava quel tocco di emozione. Che era Louis Armstrong, ecco. Come quando cantava Sinatra, l'omonimo Sinatra, I got you and the maschi, perfetto. Perdonano il mio inglese, perdonino il mio inglese, il mio americano. Ma non siete parenti, immagino. Vabbè, questo lo lascio alle anagrafi, cioè questo insomma non ho mai fatto una ricerca. È un problema che non ci dobbiamo porre in questa intervista, insomma. Però diciamo che è un bel cognome, insomma, mi ha portato fortuna, direi. Insomma, ogni tanto guardo se alla posta arriva qualche cosa ereditaria, però non arriva niente. No, quello no, però se hai ereditato un talento, credo che quello valga di più. Assolutamente, di per me mille proprietà. È stato più grande cantante, singerman, ecco, che il mondo abbia, diciamo, partorito, possiamo dire così, sì. È il maestro in assoluto dello swing. Chiunque abbia cercato di imitarlo ha sempre lasciato un secondo in meno rispetto a lui. E ritorniamo sempre all'istinto e al all'istinto. Cuore. La tecnica, diciamo, è importante, ma era un'elettricità, sia un'energia, ecco, che lui comunicava in ogni suo concerto, la sua voce, quello swing, quel ritardo, quell'anticipo che aveva solo Frank Sinatra. E perché Tom Sinatra ha capito questa cosa? Perché lo mette in pratica anche lui nelle sue esecuzioni? Allora, lei tende sempre a mettermi in difficoltà, però no, io voglio vedere dentro. Allora, no, diciamo che io non, per carità, non voglio far confronto o paragoni. Se è vero che la musica è di famiglia, probabilmente quello che c'è a comune è l'amore per la musica. È il cuore. Sicuramente. Il resto e le particolarità lo lascio sempre, è un compito che lascio sempre al pubblico. Io dico che sono un innamorato della musica. Quindi c'è una buona dose di pancia nelle sue. Ecco. Assolutamente, ecco, che questo ci mette volevo pancia. Dire. Io sono in maniera viscerale. Perfetto. Ecco, io
so che quello che racconto lo racconto col cuore. So che quando faccio i concerti, l'altra sera sono stato a Foggia, 5 sere fa sono stato a Rieti, vicino a Rieti, poi sono stato a Civitavecchia, Milano. Vedo che la gente è innamorata della mia musica. Allora, questo, quando avviene questo, io mi alzo gli occhi al cielo e dico sempre: Dio, grazie perché rendi comprensibile il mio amore per la musica. E questo è per me un evento. Assolutamente. E non mi pongo mai, sono bravo, non sono bravo, non mi pongo mai il confronto con gli altri. Cioè, non mi interessa se c'è uno che sia che è più bravo, uno che è meno bravo, non mi interessa, so che quella che è la mia musica la posso fare solo io. È questo che credo che ci rende tutti unici, no? Sì. Io quello che dico, ad esempio l'altro giorno mi hanno detto che consiglio puoi dare ai musicisti, io dico sempre una cosa, dico non imitate nessuno. Non imitate nessuno, non bisogna imitare nessuno, perché nell'imitazione c'è il plagio, innanzitutto. Sì, e non si ha poi il, come dice, il resoconto di una cifra stilistica, quello che uno è nella vita. Assolutamente. Nella vita bisogna essere se stessi, nel bene o nel male. Affidarsi sempre, come diceva Pablo Neruda, alle persone che hanno carattere, anche brutto, ma che hanno un carattere. Io l'ignavia e la mancanza di esposizione delle proprie idee per me è uno dei gravi errori che un uomo possa fare. Non potrebbe essere altrimenti, visto che lei è agrigentino, diciamo che l'orgoglio agrigentino si vede anche in questo, no? Assolutamente, sì, questa è una cosa. Io amo le persone anche con un brutto carattere, ma che so che hanno un carattere. Hanno il coraggio comunque sia di mostrare la propria personalità. La propria personalità sempre e comunque. Affidarsi sempre a quello che pensano gli altri rende la vita un cerchio dal quale non si uscirà mai. Mai, è giusto. Lei ha girato il mondo come tante altre personalità che noi abbiamo ospitato nel nostro salotto di Agrigentini Bella Gente. E io dico che queste eccellenze che ospitiamo, quindi c'è anche lei tra queste, abbiano un compito molto particolare e molto importante, quelli di essere ambasciatori della città di Agrigento, no? Lei come la celebra Agrigento fuori? Cioè, quando parla anche con i grandi artisti, racconta della sua città? Io penso che sono apparentemente amato dai miei amici e anche dal pubblico, ma credo che nascostamente odiato da tutti coloro che mi ascoltano per tutte le volte che parlo della mia città, dei miei ricordi, delle mie nostalgie, delle mie cose. O mi vogliono troppo bene o mi sopportano. In ogni caso la sopportazione c'è in tutti e due i casi. Giusto? Ecco, la sopportazione arriva perché io parlo sempre della mia Agrigento, gli parlo della nostra Casbah, della nostra, dove io giocavo da bambino. Però io vedo i milanesi che tutti questi ricordi non ce li hanno. E perché? Chissà come o sono un invasato io, o sono praticamente sono normali loro, o loro non hanno sentimenti, cioè voglio dire non hanno un ricordo, non hanno un'affezione, diciamo. Un giorno milanese è nato a Baggio che mi racconta com'era la sua vita da piccolo a Baggio, io invece gli racconto quando andavo a giocare a Stallone, quando giocavo alla Bibirria, quando stavo sotto casa di mia nonna. Io racconto sempre queste cose, poi verso la fine dico ma forse un po' troppo così, quindi nel confronto vedo che loro non raccontano niente del loro passato e quindi poi alla fine termino sempre con lo scusarmi di questa mia esternazione nostalgica. Sono nostalgico e quindi, però è un vizio che non perdo mai perché io amo troppo questo posto. E allora a questo punto lo deve come saluto, diciamo, un bel pezzo per tutti i nostri telespettatori. Allora provo a finire quel brano che avevo iniziato all'inizio, che ho fatto diciamo un accenno. Come si intitola? È un potpourri di brani spagnoli, nel mezzo c'è uno che ho conosciuto che insomma è malaghegna sempre. Ok, con questo splendido brano io vi rimando alla prossima puntata di Agrigentini Bella Gente. Arrivederci. Thank you.
Thank you.